Distopia. Oggi la puntata è dedicata a una delle massime distopie del Novecento, Fahrenheit 451, direi Bradbury, che tra l'altro si ambienta in un anno successivo al 2022 e che è vista, insomma, oggi sembra davvero profetica, con dei punti in comune con quanto stiamo vivendo davvero straordinari. Fahrenheit 451 nasce inizialmente come un racconto, The Fairman, che è stato pubblicato da Bradbury nel 1951 sulla rivista Galaxy Science Fiction. Poi il racconto divenne man mano esteso, finendo per diventare appunto un romanzo che conosciamo, che viene pubblicato sempre a episodi sulla nascente rivista Playboy nei numeri 2, 3 e 4 nel 1953. Successivamente viene pubblicato in italiano per la prima volta sulla rivista Urania in due puntate nei numeri 13 e 14, quindi novembre e dicembre del 53, con il titolo Gli anni del rogo. In Italia è stato poi pubblicato con il titolo che lo ha reso famoso, Gli anni della Fenice, con la traduzione di Giorgio Monicelli dall'editore Aldo Martello nel 56, per poi essere riproposto, pubblicato da Oscar Mondadori nel 66, dopo la trasposizione cinematografica di François Truffaut. Io infatti ho la seconda edizione dell'Oscar Mondadori del 72, la prima del 66, la seconda del 72, che porta proprio la copertina con un'immagine tratta dal film con Julie Christie. L'argomento centrale di questa distopia, di questo romanzo, è quella di una dittatura che ha vietato, che ha reso assolutamente illegali i libri. La cultura è stata bandita, vi è un sistema mass mediatico, vi è un sistema basato sulla televisione che ormai ha cannibalizzato il reale, tant'è che le persone vivono praticamente appiccicate davanti agli schermi della televisione. La televisione però non serve neanche più come 1984 per imporre l'ideologia del partito, ma è diventato puro spettacolo, puro intrattenimento. Le persone sono saturate dalla distrazione che viene appunto indotta, imposta dalla televisione. I punti, tra l'altro, in comune con 1984 e col mondo nuovo sono diversi. Col mondo nuovo c'è questa forma di saturazione del piacere, dell'intrattenimento, c'è il trionfo della sfera materialistica sulla cultura, su tutto ciò anche che è artistico e spirituale dell'essere umano. E nonostante ciò, esattamente come nel capolavoro di Huxley, le persone sono lo stesso depresse, perché non basta la saturazione imposta dalla televisione e dallo spettacolo per renderle felici. E quindi vi sono comunque delle droghe, delle sostanze stupefacenti in Fahrenheit 451 per sedare questa forma di infelicità, di depressione, esattamente come nel mondo nuovo di Huxley c'è il Soma. In comune invece con 1984 ci sono tante altre tematiche. Se in 1984 c'è il Miniver che si occupa di falsificare, di mistificare, di alterare tutte le forme di letteratura, oltre che di spettacolo, quindi però i libri esistono ancora, anche se vengono costantemente alterati appunto dal Ministero della Verità, invece in Fahrenheit 451 sono diventate assolutamente illegali. Per cercare di rendere uguali tutti gli esseri umani, per cercare di arginare ogni forma di dissenso, per limitare il pensiero critico, si è arrivati appunto a questa cancellazione della cultura. E quindi si va ancora oltre su questo punto, si va ancora oltre, si supera Orwell. In comune però con la distopia orwelliana troviamo diversi elementi, per esempio troviamo la delazione. Esattamente come in 1984 la delazione è assolutamente comune, normale, addirittura nei nuclei familiari, la stessa cosa capita in Fahrenheit 451. Non a caso il protagonista verrà proprio tradito dalla moglie Mildred. Ebbene, quindi troviamo come argomento centrale del romanzo la prefigurazione di questa dittatura
che è onnipresente grazie appunto alla televisione e alla cancellazione forzata della cultura. Il titolo, perché si chiama Fahrenheit 451? Perché secondo Ray Bradbury questa sarebbe la temperatura alla quale la carta prenderebbe fuoco, quindi i libri prenderebbero fuoco. Il protagonista è Guy Montag, è proprio il fireman, il pompiere al contrario, il fireman del racconto, no, del 1951 di cui parlavo prima. Perché un pompiere al contrario? Perché invece di spegnere gli incendi, lui li appicca. Fa parte di una milizia, appunto, che si occupa di distruggere i libri, di distruggere quelle tracce cartacee di quella cultura che va assolutamente inibita, cancellata, che è diventata illegale. Perché esistono ancora delle sacche di resistenza, esistono ancora dei ribelli che nascondono, che custodiscono gelosamente, che si tramandano le copie cartacee dei libri, e sta proprio a queste milizie del fuoco stanarli e distruggere questi libri. Questi pompieri, al contrario, tra l'altro sono coadiuvati da un segugio meccanico, che è una specie appunto di cane, di segugio, che riesce a fiutare l'odore degli eretici, dei ribelli, la presenza dei libri. Sarà proprio il segugio meccanico in dotazione insomma, ai colleghi e alla milizia di Montag che inizierà ad avere dei dubbi, addirittura a ringhiare lo stesso protagonista quando questi inizierà a leggere, ad appassionarsi proprio alla lettura. Questo segugio meccanico, scusatemi un attimo la digressione, però a me ricorda, riletto oggi il romanzo, mi ricorda moltissimo quel cane robot che è stato sviluppato dalla Boston Dynamics, che viene utilizzato da diverse forze dell'ordine, dagli Stati Uniti, in realtà all'Estremo Oriente, perché poi dalla Boston Dynamics diverse aziende hanno cercato di emularlo e quindi di svilupparlo. Adesso è anche in dotazione, tra l'altro, in Russia. Vi era stata anche una puntata di Black Mirror dedicata proprio a questi segugi, lì erano più che meccanici, proprio ultra tecnologici, una puntata tra l'altro molto cupa, in bianco e nero. Però rileggendo oggi Fahrenheit 451, devo dire che questo elemento mi ha effettivamente impressionato, ed era uno di quegli elementi di cui non mi ricordavo più. Cosa succede? Succede che, insomma, come succede un po' a tutti gli eroi, seguendo il percorso e il viaggio dell'eroe, Guy Montag pensa di essere felice, di vivere una vita tra l'altro realizzata. Scoprirà che non è così, vivrà tutta una serie di dissidi, di dubbi interiori che lo porteranno a stravolgere la sua esistenza e unirsi poi ai ribelli, a fuggire tra l'altro proprio durante lo scoppio di una guerra di proporzioni apocalittiche che arriverà a distruggere Los Angeles, portando, a differenza di 1984 del Mondo Nuovo, ha un finale aperto in cui sta proprio ai ribelli forse portare aiuto ai cittadini sopravvissuti e ricostruire la città, dando vita a un ordine nuovo, diciamo, positivo, che vada ad abbattere tutte quelle restrizioni, imposizioni liberticide che la dittatura precedente aveva invece instaurato. Come anticipavo all'inizio del romanzo, Guy sembra adorare il suo lavoro, anzi gli piace la sensazione di potere e di controllo nel distruggere i libri. Sua moglie, Mildred, che è uno dei personaggi, sono due figure femminili fondamentali nel libro. Una è Mildred, la moglie, che diventa poi Linda nella trasposizione cinematografica di François Truffaut, e l'altra è Clarisse, una ragazza nel libro sedicenne, che sarà proprio lei a iniziare a minare le certezze di Guy. Nel film invece di Truffaut c'è stato un escamotage molto particolare. Il regista ha deciso di far interpretare i due personaggi alla stessa attrice, a Julie Christie, con una parrucca. Il personaggio però di Clarisse nel film non ha 16 anni, ma insomma è una donna che fa l'istitutrice e l'insegnante, ed è lei che inizia
Gaia la lettura dei libri. Però è particolare la scelta appunto di far interpretare all'attrice le stesse due parti. Vediamo l'incipit famosissimo di Fahrenheit 451, che in qualche modo testimonia anche la graduale conversione del personaggio, perché inizialmente adora, come dicevo, il suo lavoro. Era una gioia appiccare il fuoco, era una gioia speciale vedere le cose divorate, vederle annerite, diverse. Con la punta di rame del tubo tra le mani, con quel grosso pitone che sputava il suo cherosene benefico sul mondo, il sangue gli martellava contro le tempie e le sue mani diventavano le mani di non sai che direttore d'orchestra che suonasse tutte le sinfonie fiammeggianti incendiarie per far cadere tutti i cenci e le rovine carbonizzate della storia. Che cosa succede? Succede che però una sera, tornando a casa, tra l'altro la moglie Mildred è un personaggio veramente terribile, è una donna superficiale, sciocca, che vive praticamente tutta la sua esistenza appiccicata ai monitor che tengono in casa della televisione, seguendo questi programmi, oppure con le sue amiche. I due, marito e moglie, non hanno alcun tipo di comunicazione, anche perché lei sta col naso incollato alla televisione, quindi vive davanti ai megaschermi che coprono proprio pareti su quattro del suo salotto. Molto carina la scelta, secondo me, di Truffaut nel film, ci torneremo poi dopo, quando la milizia, dopo che Mildred ha segnalato, ha tradito, ha fatto da delatrice, quindi ha tradito il marito, e quindi la milizia, i colleghi, dove anche lavora Guy, vengono chiamati nella casa di Guy, e quindi Guy si ritrova davanti alla sua casa e dice: ma questa è casa mia, e i colleghi ridono, sorridono, perché ormai sanno che lui legge, non soltanto legge, ma custodisce tutta una serie di libri. Tra l'altro nel film si vede che trovano libri un po' ovunque, nella dispensa, nel tostapane, insomma talmente tanti libri che ha dovuto ficcarli, nasconderli, insomma, in tutti i pertugi possibili e immaginabili. Quando il suo capo, il suo collega, lo costringe a dar fuoco appunto ai libri, lui il cheroseno li indirizza per primo verso i megaschermi, quindi verso le televisioni, quindi la sua volontà di distruzione passa proprio attraverso quello che viene visto come il maggior nemico, che è proprio la televisione, lo spettacolo, che ormai ha totalmente cannibalizzato il reale, ha distratto le menti delle persone, rendendole sempre più prive di personalità. C'è questo incontro una sera tra Clarisse e Guy. In questo incontro, insomma, lei si dimostra tutta particolare, soprattutto anticonformista, la sua famiglia è altrettanto anticonformista perché non hanno una televisione, e la sera chiacchierano ancora. Quindi un elemento che comunque già destabilizza e sicuramente incuriosisce Guy. E quando si salutano, a un certo punto Clarisse torna indietro, lo guarda e gli chiede se è felice. «Buonanotte!» gli gridò e si avviò per il suo vialetto di casa. Quindi parve ricordarsi improvvisamente di qualcosa e tornò verso di lui, fissandolo pieno di curiosità e di stupore. «Siete felice?» domandò. «Che cosa? Sono che?» gridò lui di rimando. Ma la ragazza se n'era già andata, si allontanava correndo nel chiaro di luna. S'udì la porta della sua casa chiudersi dolcemente. «Mi ha domandato se sono felice, che razza di assurdità!» L'uomo smise di ridere. Inserì la mano nella cavità a forma di guanto della porta di casa e attese che riconoscesse il suo tocco. La porta, infatti, si schiuse silenziosamente. Questa domanda inizia davvero a minare tutte le certezze che ha Guy, perché inizia effettivamente a domandarsi se in realtà sia felice, si rende conto che la sua vita coniugale è un disastro, che non c'è nessun tipo di comunicazione perché la moglie lo ignora e passa tutto il tempo appiccicata ai megaschermi, e successivamente un altro incontro con un'altra donna gli cambierà la vita. Vengono chiamati perché hanno trovato un'anziana signora che nella sua casa custodisce centinaia, forse migliaia di libri. Questa donna
questa anziana donna si rifiuta di abbandonare la casa e lascia che le diano fuoco insieme ai libri, quindi preferisce morire insieme ai libri, in quanto custode di questa cultura, custode di questo sapere che è diventato illegale. E questa scena comunque segnerà particolarmente Guy. È proprio qua che poi lui prenderà un libro, ruberà questo libro, lo leggerà di nascosto e inizierà a rendersi conto in realtà che gli piace leggere, che addirittura lo appassiona. E quindi, se Clarisse inizia a provocare in Guy tutta una serie di riflessioni che non aveva mai assecondato, tra l'altro facendogli anche provare tutta una serie di curiosità sul mondo, mostrandogli, indicandogli tutta una serie di oggetti di particolari su cui lui non aveva mai riflettuto, e poi questo secondo incontro che finisce ancora di più per destabilizzarlo e per aprirlo a che cosa? Alla curiosità verso i libri. Vi è poi, oltre alle figure di Mildred, la moglie di Clarisse, questa vicina di casa, vi è poi la figura, diciamo, della nemesi di Guy, che è il suo collega, Bitty, che inizia a subodorare questo cambiamento in lui. A un certo punto cerca, insomma, più che di assecondarlo, di aiutarlo, cioè gli spiega che anche lui in passato aveva letto dei libri, ma che c'è un motivo sostanziale se i libri sono stati vietati. Quindi c'è un dialogo molto intenso in cui Bitty spiega a Montag come si è giunti al bando dei libri e alla costituzione, tra l'altro, di questa milizia del fuoco, al corpo dei pompieri incendiari, perché gli spiega la lettura, stimolando il pensiero e il senso critico, ma anche lo sviluppo di opinioni diverse e discorde, ha suscitato nel tempo molte polemiche da parte di gruppi minoritari che poi sono finiti per schierarsi l'uno contro l'altro. Al tempo stesso si è visto tutto un vero e proprio cambiamento negli stili di vita, che sono stili di vita che sono diventati sempre più rapidi e sempre più superficiali, e questo, diciamo, questo cambiamento ha portato alla richiesta di opere scritte sempre più, diciamo, superficiali, sempre più banali, anche facili e comprensibili, che non creassero più discussioni e dibattiti, e si è scelti di favorire, di privilegiare gli argomenti sempre più futili e quindi leggeri. Il governo poi, man mano, gradualmente ha giustificato il tutto come un servizio per il bene comune, per difendere e tutelare la collettività, e ha deciso di mettere al bando i libri e di distruggerli sistematicamente. Ora, rileggere queste parole nel 2022, più o meno anche il periodo in cui Bradbury ambienta questo romanzo, è effettivamente, insomma, inquietante, soprattutto perché, in particolare negli ultimi 2 anni e mezzo, indipendentemente poi anche da tutta la strumentalizzazione della pandemia, dal fenomeno della censura diventata sempre più conclamata, c'è anche parallelamente il fenomeno della cancel culture, il boicottaggio di tutta una serie di libri, di opere letterarie, il tentativo proprio di appiattire sempre di più la cultura che sembra proprio evocato in queste pagine dallo stesso Bradbury. Allora, vediamo proprio il passaggio di questo dialogo tra Bitty e Guy, in particolare la spiegazione che Bitty gli dà sul perché si sia arrivati alla messa al bando dei libri. Non dobbiamo essere tutti uguali. Non è che ognuno nasca libero e uguale, come dice la Costituzione, ma ognuno viene fatto uguale. Ogni essere umano ha immagine e somiglianza di ogni altro. Dopodiché tutti sono felici perché non ci sono montagne che ci scoraggino con la loro altezza da superare, non montagne sullo sfondo delle quali si debba misurare la nostra statura. Ecco perché un libro è un fucile carico nella casa del tuo vicino. Diamolo alle fiamme, rendiamo inutile l'arma, castriamo la mente dell'uomo.
Chissà chi potrebbe essere il bersaglio dell'uomo istruito, cosicché quando le case cominciarono a essere costruite a prova di fuoco non c'è più stato bisogno di vigili del fuoco, dei pompieri che spegnevano gli incendi con i loro getti d'acqua. Furono assegnati loro i nuovi compiti, li si designò custodi della nostra pace spirituale, il fulcro della nostra comprensibile e giustissima paura di apparire inferiori, censori, giudici, esecutori. Tu, Montag, sei tutto ciò, io sono tutto ciò. Questo è in qualche modo un altro punto che Bradbury ha in comune, almeno in questa distopia, con il mondo nuovo di Huxley, cioè la spiegazione in qualche modo con cui il governo legittima queste scelte radicali. Perché anche nel mondo nuovo la creazione di questo governo apparentemente pacificato, ultra tecnologico, che seleziona gli embrioni prima della nascita, li fa nascere in uteri artificiali, li indottrina attraverso l'ipnopedia, si basa proprio su un concetto molto simile, che ovviamente è sempre altrettanto paternalistico, cioè mantenere in qualche modo una forma di eguaglianza tra tutte le persone, soprattutto cercare di costruire una società pacificata, dove non ci sia il libero pensiero e automaticamente delle velleità che possano portare alla violenza o comunque alla messa in discussione del governo costituito. Più avanti ci sono ovviamente altri personaggi, come per esempio Faber, che sarà soprattutto predominante nella parte finale. Come accennavo, Mildred arriverà a denunciare il marito che accumula questi libri e li legge e che cerca inutilmente di condividere con lei questa scelta, quindi anche qua l'elemento dell'azione. Quando la squadra di pompieri arriverà insieme allo stesso Guy nella casa di Guy, ci sarà insomma una colluttazione, Guy riuscirà poi a scappare, andrà a casa di Faber che poi gli spiegherà dove scappare, in una campagna dove incontrerà un gruppo di esuli capitanati da Granger che costituiscono la memoria letteraria dell'umanità, perché ognuno di questi esuli, di questi ribelli, ha imparato a memoria un libro e quindi lo tramanda. È in grado quindi di trasmetterlo alle nuove generazioni, almeno per quando il mondo sarà libero dalla tirannia. Proprio nelle pagine finali poi di questo libro scoppia questa guerra, scoppia questo, diciamo, attacco atomico, la città almeno viene bombardata e viene distrutta, e i sopravvissuti a questa ecatombe si dirigono verso la città per contribuire, insomma, alla costruzione del nuovo mondo. Vi leggo anche qua: «Ora risaliamo il fiume», disse Granger, «e ficcati bene in capo una cosa. Tu non sei importante, tu non sei nulla. Un giorno il fardello che ognuno di noi deve portare può riuscire utile a qualcuno, ma anche quando avevamo libri a nostra disposizione, molto tempo fa, non abbiamo saputo trarre profitto da ciò che essi ci davano. Abbiamo continuato come se niente fosse a insultare i morti, abbiamo continuato a sputare sulle tombe di tutti i poveri morti prima di noi. Conosceremo una grande quantità di persone sole e dolenti nei prossimi giorni, nei mesi e negli anni a venire, e quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo, ecco dove alla lunga avremo vinto noi, e verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tal quantità di cose che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare in tal modo la più grande fossa di tutti i tempi nella quale sotterrare la guerra. Vieni ora. Per prima cosa provvederemo alla costruzione di una fabbrica di specchi, perché dovremo produrre soltanto specchi per almeno un anno, tutti specchi dove ci converrà guardare lungamente. La frase «e quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro, noi ricordiamo», è una delle citazioni proprio più famose del romanzo, che troviamo anche nella trasposizione cinematografica. Quindi Fahrenheit 451 si inserisce pienamente nel genere distopico, è una delle massime distopie del Novecento, contiene una serrata critica alla società del tempo, però riesce anche in qualche modo a prevedere e anticipare tutta una serie di processi che poi sono avvenuti successivamente nei decenni successivi.
Contiene una anche profonda riflessione sul ruolo della cultura, del libero pensiero, di dove può arrivare, tra l'altro, un governo. Insomma, Bradbury aveva potuto assistere al rogo dei libri, alle persecuzioni anche dello stalinismo, e soprattutto al nascente maccartismo. Quindi fino a che punto può arrivare la persecuzione del potere, e dall'altro come il potere illusorio dei media, della TV e dello spettacolo può controbilanciare, appiattire, distruggere, svuotare invece il potere della cultura e proprio il potere dei libri. Veniamo alle due trasposizioni cinematografiche. 1966, il film di François Truffaut. Truffaut iniziò a pensare di realizzare un film tratto da Fahrenheit 451 sei anni prima. Nel 1960 glielo propose Raoul Lévy, ma non riuscì Truffaut a iniziare le riprese prima del 1966. Questo film, per molti critici, è il meno riuscito tra i grandi film del regista francese. Grossi problemi ci furono durante le riprese per i continui litigi che Truffaut ebbe e continua ad avere con Oscar Werner, che interpreta proprio il protagonista, Montag. Aveva diretto Werner già in Jules and Jim, quindi insomma già lo conosceva, aveva scelto proprio Werner per quello, eppure ci furono continui dissidi, litigi per tutte le riprese, da cui si deve anche, insomma, questa recitazione totalmente apatica del protagonista, che paradossalmente servì anche per gran parte del film, se non fosse che, insomma, non era voluta, ma era data proprio da questi dissidi interni. C'è una fotografia bellissima, una fotografia livida, che è curata dal direttore della fotografia e anche regista, che è Nicolas Roeg, che è il regista famosissimo dell'Uomo che cadde sulla terra, quello con il film con David Bowie, e anche di Chi ha paura delle streghe con Angelica Houston, tratto dallo stupendo romanzo Le streghe di Roald Dahl. Quindi comunque ha una bellissima fotografia, una musica molto bella. C'è una scelta particolare che abbraccia Truffaut, che è quella di realizzare un film antispettacolare, soprattutto antitecnologico. Il film si dovrebbe ambientare almeno, insomma, 70 anni dopo la scrittura, no? La pubblicazione del libro. Che cosa decide di fare invece Truffaut? Di ambientarlo in un futuro molto vicino, cioè sembra quasi un presente, tant'è che non è che ci sia degli elementi tecnologici molto particolari, perché quello che interessava al regista era la denuncia delle conseguenze che l'abuso della tecnologia, la messa al bando dei libri e la distruzione della cultura avrebbe potuto avere sull'umanità, un'umanità che sembra totalmente narcotizzata, spaesata e spersonalizzata. Quindi vi è questa particolare scelta già di base, proprio a voler anche probabilmente sottolineare quanto incombente potesse essere il pericolo di assistere alla genesi di un totalitarismo capace di cancellare la cultura e cancellare la memoria storica. Per la prima volta in questo film Truffaut si cimenta con il colore, con una produzione straniera che tra l'altro gli garantisce un budget elevato, e il risultato è che il film nasce come diretto in particolare al mercato internazionale. Qua comunque Truffaut può ispirarsi anche a uno dei suoi registi feticcio, che è Alfred Hitchcock. Non a caso, prima della scelta di Julie Christie per interpretare la moglie di Guy, nel film si chiama Linda invece di Mildred, e Clarice, la scelta era caduta su Tippi Hedren, che come ben sappiamo era una delle attrici preferite da Alfred Hitchcock. Come vi dicevo prima, entrambe le due figure femminili, Mildred che diventa Linda nel film e Clarice, sono interpretate da Julie Christie. È assolutamente chiaro in questo film la critica spietata che Truffaut fa alla televisione come mezzo di distrazione di massa,
anticipando, proprio perché riesce a cogliere lo spirito del libro, quindi lo spirito della critica di Ray Bradbury, e riesce anche ad anticipare opere come Quinto Potere, ma anche di Sidney Lumet, ma anche Videodrome di Cronenberg e molte altre opere successive. Nel 2018 è uscito un remake diretto da Ramin Barani, che era stato pubblicato su Netflix, sulla piattaforma. Nel cast troviamo Sofia Boutella, che interpreta la figura di Clarisse, Michael Shannon e Michael Jordan che interpreta proprio il protagonista Montag. Allora, è un film, io l'avevo visto 4 anni fa, di certo non è all'altezza né del libro né del film di Truffaut. Vi è la scelta particolare, molto in linea con le produzioni Netflix, di prendere un attore, in questo caso Michael Jordan, di colore. Insomma, le solite questioni delle linee editoriali legate all'inclusione per interpretare Montag. Non mi pare, l'avevo visto solo 4 anni fa, probabilmente mi ero pure addormentata da quanto mi era piaciuto questo film, non mi pare che ci sia la figura della moglie. Vi sono comunque delle differenze, delle discrepanze rispetto al libro, e vi è una, si insiste di più su alcuni aspetti, insomma, tecnologici, a differenza della scelta che aveva fatto Truffaut. Il tutto è calato in un futuro comunque più lontano, e comunque, insomma, un remake che si può fare anche a meno di vedere. Fahrenheit 451 ha poi ispirato ovviamente tantissime altre opere. Un'altra opera, altre due opere, anzi, cinematografiche, che secondo me vanno ricordate, sono Equilibrium e Codice Genesi, perché in qualche modo la loro ambientazione all'interno della trama ci sono molti elementi che ricordano l'opera di Bradbury. Allora, Equilibrium del 2002, una pellicola non fortunata, anche perché, insomma, usciva poco dopo Matrix, aveva dei punti in comune con Matrix, film di Kurt Wimmer. Troviamo nel protagonista, tra l'altro, che è interpretato da Christian Bale, questa specie di sacerdote guerriero. Vi è anche la questione dei libri che sono illegali, non a caso poi lui inizia a modificare la sua percezione, a cambiare totalmente la sua esistenza, a invertire tutta una serie di anche di dogmi che aveva e che lo portavano, no, a svolgere questo lavoro. Da quando trova un libro, mi sembra, delle poesie di Yeats, lo legge, lo costruisce in modo illegale. Nel film, in Equilibrium, è anche molto interessante un altro elemento, questo evidentemente richiama il mondo nuovo di Huxley, il fatto che tutti i cittadini di questa, insomma, di questa distopia, di questo totalitarismo, anche questi monaci, insomma, guerrieri, devono fare uso di una sostanza, di una droga che li inebetisce, comunque li va, diciamo, ad appiattire, a distruggere le sensazioni primarie, elemento che tornerà anche in un'altra pellicola, che è Equals. Poi, per quanto riguarda invece la questione della messa al bando dei libri, nel 2010 nelle sale cinematografiche uscì un film, Codice Genesi, con Denzel Washington, dei fratelli Hux. In questo film si riprende sempre il tema della pericolosità della cultura, la messa al bando dei libri, è ambientato in un futuro prossimo, post-apocalittico, comunque post-atomico. Anche in questo caso i libri vengono bruciati per impedire di essere tramandati, e il protagonista, che è interpretato da Denzel Washington, Ellie, alla fine del film detta memoria alla Bibbia, in maniera, insomma, che comunque richiama indirettamente proprio il finale di Fahrenheit 451. Codice Genesi è calato più in una, diciamo, una dimensione più religiosa, almeno strizza l'occhio ad alcune tematiche più legate alla sfera religiosa. Equilibrium invece è una distopia anche d'azione classica, che, come dicevo, ha anche dei punti in comune con Matrix. Per chi non avesse ancora letto, ovviamente, il capolavoro di Bradbury, lo invito assolutamente a colmare questa lacuna, e per chi fosse invece interessato, invito a vedere il film di François Truffaut.
Grazie a tutti per la visione, ci vediamo alla prossima puntata di Distopia.